Charles Cardes, noto anche col nome italianizzato di Cartesio, fu un importantissimo filosofo, scienziato e matematico francese, tanto da essere considerato il fondatore della matematica e della filosofia moderna. Viene anche considerato uno dei più grandi e influenti pensatori nella storia dell'umanità. Diede vita infatti al razionalismo continentale, una posizione filosofica dominante in Europa tra il XII e il XIII secolo. Fu educato dai gesuiti nel collegio di La Flèche e in seguito studiò presso l'università di Poitiers. Principalmente scrisse alcuni trattati nel 1637, tra cui la diottrica, le meteore e la geometrica, e introdusse il discorso sul metodo. Nel 1640 scrisse le mediazioni metafisiche e i principi di filosofia. Nel 1649 Cartesio fu inviato alla corte di Stoccolma per dare lezioni di filosofia alla regina Cristina di Svezia. Secondo la teoria fatta credere in quegli anni, Cartesio morì di polmonite l'anno seguente. Ma in verità Cartesio fu avvelenato con un'ostia della comunione all'arsenico, datagli da un padre agostiniano, Viogue, inviato dal Papa a Stoccolma come missionario apostolico per convertire al cattolicesimo la regina Cristina di Svezia. Il Papa pensava che Cartesio, tramite il suo insegnamento, influenzasse la regina Cristina nella scelta della conversione e decise così di ucciderlo.